Ciao. Hello. Io sono Kevin Cortella. I am Kevin Cortella. E tu stai ascoltando. And you are listening to. Future. Presente. Il podcast dove 10 minuti alla volta. The podcast where 10 minutes at a time. Scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima. You'll understand how its first episode could also be the last one. Signore, signori, fanciulli, fanciulle, è per me un piacere enorme comunicarvi che mi è stata finalmente diagnosticata la tiroidite autoimmune! Applausi, per favore! Spero stiate applaudendo anche voi. No, non sono matto, sono felice. E voi mi direte, perché mai sei contento di avere una malattia cronica per la quale dovrai assumere una stramaledetta pillola tutte le mattine? Ne sono contento perché per la prima volta qualcuno inizia a rendersi conto che non vedo i fantasmi. Qualcuno inizia a capire che non mi invento sempre tutto. Può darsi che sia successo. Ma sono stufo di sentirmi dire che è tutto nella mia testa. Ed oggi voglio spiegarvi quando tutto questo è cominciato. Quando tutti hanno cominciato a pensare che io mi inventassi le cose. Ladies and gentlemen, madams and monsieur, please welcome with me in my organism, in my body, the autoimmune thyroid, I have to re-say it, the autoimmune thyroiditis. Come on, let's clap your hands with me. Huh? Well done. What the hell is going on here, Kevin? Let me tell you very simply what is going on. I've been diagnosed with the autoimmune thyroiditis, which means that as of tomorrow, I'll have to take a bloody damn pill every single morning for the rest of my life. Why am I so happy about it? Because for the first time in at least the last, I wouldn't say decade, but in the last long stretch of time, people, doctors, parents, everyone is starting to believe to what I say when I say I am not feeling well. Because for years, for far too many years, I have been told that I see and hear ghosts, that everything is in my head. Well, it isn't. It may have been, it isn't anymore. And today, I want to share with you when everything began, when everybody started believing that I was making up diseases. La situazione con papà non fa che peggiorare di giorno in giorno, complice anche un'operazione alla spalla che lo obbligava a indossare un tutore che a sua volta gli impediva di svolgere tutte quelle mansioni domestiche che quotidianamente lui svolgeva e di conseguenza io ero l'incaricato. Io lavavo i piatti, io mi occupavo di cose al suo posto e naturalmente con lui che faceva da palo, con lui che faceva da inquisitore. E tra i ricordi più dolorosi di quel periodo ricordo distintamente le serate mentre io lavo i piatti e lui dietro a domandarmi perché, a cercare di sapere perché io avessi buttato via in quella maniera i soldi della famiglia, perché diavolo avevo preso così poco seriamente quella scelta quando lui aveva fatto di tutto per dirmelo e ridirmelo, ma io no, sempre a fare solo l'opposto.
E io piangevo, io continuavo a piangere, provavo a replicare, provavo a dire di smetterla, provavo a fargli capire che più lui insisteva e più peggiorava le cose, ma non c'era modo di fargli capire cosa stesse accadendo dentro di me. L'unico modo era appunto piangere, ma più piangevo e meno dicevo ciò che realmente volevo, perché non potevo dirlo. Però più lui insisteva e più io piangevo, e più io piangevo, più mi sentivo una merda, e più mi sentivo una merda, e più sentivo il bisogno di dover rimediare a tutto quel casino che avevo creato. Ma più sentivo questo bisogno di rimediare, e più stavo sbagliando strada ancora una volta, meno stavo ascoltando ancora una volta me stesso e dicendo ciò che realmente sentivo, e cioè che c'era una confusione terribile dentro di me, terribile. E ne prova ne è che quando ho provato ad aprire un sito poi per iscrivermi a un'altra università, non riuscivo ad aprire il sito. Lo aprivo, mi prendevano degli attacchi di paura, di panico, di qualcosa, e dovevo chiuderli in lacrime. Ed era chiaro, limpido, che io non avrei dovuto ripetere un'altra scelta, ma il senso di fallimento che avevo addosso, il vuoto che sentivo dentro e il senso di colpa che un po' alla volta si è fatto strada sono stati troppo. Hanno semplicemente soffocato le mie parole, quelle reali, mi hanno imbavagliato. Manda giù una volta e manda giù due volte. È cominciato tutto, tutto lì. Vado dal medico, non sto bene. Ho dolori di testa, sento un freddo nelle ossa quando sono a casa, non riesco a scaldarmi, ho dolori muscolari e somatizzazione del dolore, mi dicono. Stai trasformando ansia e qualcos'altro in malessere. E può anche essere vero, non lo metto in dubbio. È lì però che i dottori hanno cominciato a vedere in me un bravo inventore di malattie, ed è lì che ho cominciato a perdere ancora di più la voglia di dire come effettivamente stavo, sia a loro, sia in famiglia e particolarmente a mio padre, perché naturalmente non c'era modo di far credere che io stessi male, non c'era modo di parlare di quella interiorità ferita a vita che portavo con me. Vorrei raccontarvi di più di quei mesi, ma è come se la mia mente avesse fatto pulizia, avesse rimosso in gran parte quei ricordi. Perciò un po' alla volta cercherò con il prossimo episodio di mettere un po' a posto e spiegarvi come mai io sia poi arrivato a scegliere un'altra università. Però anche per me riuscire a ricordare è molto molto difficile. The relationship with Dad went worse and worse every day. And another problem was that he had just had surgery and he couldn't move one of his arms. And therefore, the majority of the chores in the house were to be done by myself. But I couldn't simply carry those chores out by myself. He had to be always by my side. And when he was by my side, he was asking repeatedly why. He wanted to know. He couldn't simply accept that I wasn't able to explain, that there was something inside me eating me, killing me, this sense of failure, this sense of being a letdown to my family. It wasn't enough crying desperately, endlessly, every time. Not for him. And again, I'm not saying he did it on purpose, but he clearly didn't get that the more he insisted on asking, the more
troubles he was creating inside me. Because the more he persevered, the more I cried. The more I cried, the less I spoke. And the less I spoke, and so the less I said about what I was feeling inside, and the less I was sharing with my parents how I really felt about life and university, which was, I don't know, just very confused, just not ready for another choice, not at that moment. But that shitty feeling of being a letdown, that knowing that I had wasted a lot of money of my not rich family, and those eyes of my dad, those eyes where I could see that he wasn't happy, that he just wanted to know something consistent, something real, not just abstract feelings inside. Well, it all started there, like that. I didn't unleash my emotions, and so they started to put in the leash on me. And when I went to the doctor the first time, telling him, I have headaches, I have this bloody cold in my bones I can't get rid of, and I can't warm up. I have... everything is aching, what's going on? And there, she started to say that I was making up things, that those were, that was a transformation of my unwellness in life into something more concrete. And at that time, it could have been true, but that was also when doctors started to consider me from the very beginning of every session, like that person who made up diseases. And that has been going on for years until, like I said very joyfully in the beginning, until this week, until today. The following weeks weren't beautiful, but the truth is I do not remember much of that time. It's like my memory has cleared out all the shit of that period, so I'll try to give a bit more sense to those months that led to the decision of the second university, but just understand that for me as well, it is hard to remember. Today we will finish like this, without any joyful end. If everything goes well, I will be here waiting for you on Wednesday. Bye and thank you.